Questa è la storia della più lussuosa nave ospedale del mondo, il Britannic. Il Britannic fu costruito al Belfast insieme al Titanic e all'Olympic. Il Britannic era una nave ospedale come l'RMS Lusitania, che ha una storia molto simile a quella dell'Lusitania. Lusitania però fu silurata da un sommergibile tedesco il 7 maggio del 1915. Oggi Lusitania giace sul fondo dell'Atlantico, spezzato in due e pieno di reti da pesca. Il Britannic alle ore 20:45 partì da Southampton il 13 novembre del 1916. Ma non sapevano che un sommergibile tedesco li aveva presi di mira dall'inizio del viaggio e volevano farla affondare quella nave. Ma non sapevano che pensavano che fosse una nave da battaglia travestita da nave ospedale. Il giorno seguente il merino del sottomarino emerse dalle acque e vide ancora il Britannic e provarono a fare un tentativo per affondarlo il Britannic. Il capitano vide la nave nel mirino e pensò che doveva aspettare ancora un minuto. Avvistato e cominciarono a virare con tutte le sue forze dall'altra parte per evitare il siluro. Il capitano gridò fuoco all'improvviso e un siluro partì di corsa verso la nave, ma non era ancora finita qui, perché un altro siluro venne lanciato verso la nave. Ma qualcuno arrivò in soccorso per salvare il Britannic. Una nave inglese da battaglia capì che avevano lanciato due siluri verso il Britannic. Allora il sottomarino cercò di allontanarsi il più in fretta possibile da quella nave, ma fu troppo tardi, perché quella nave lanciò delle bombe sul sottomarino, facendolo esplodere e facendolo sprofondare in acqua, e così salvò il Britannic. Il primo siluro sfiorò per un pelo la nave e così non colpì la nave, però c'era da vedersela con l'altro siluro. Allora i marinai presero una mitragliatrice e spararono al siluro e le fecero esplodere, salvando così il Britannic. Il 16 novembre 1916 il Britannic era entrato nel Mediterraneo perché doveva andare a Napoli, dove avrebbe imbarcato altri passeggeri e sarebbe arrivato il 19 novembre del 1916 a Napoli. Il 21 novembre del 1916 era una notte molto tranquilla, ma nessuno immaginava che quella notte sarebbe stata fatale per 30 persone, perché ci fu un incendio nella sala caldaie che fece esplodere sotto lo scafo una falla enorme, e così il Britannic imbarcò acqua. All'alba del 22 novembre 1916 il Britannic aveva ormai la prua sott'acqua e le 30 persone erano ancora rimaste chiuse nella nave. Alcune furono uccise dalle eliche ancora in movimento.
in cui una scialuppa venne distrutta da un'elica. Per fortuna che c'era solo una persona lassù, così ne morì solo una, ma però 30 erano rimasti imprigionati nella nave. Poi, finché le eliche furono fuori dall'acqua, si spensero finalmente, ma accadde una cosa più brutta ancora. Il Britannic si inclinò a destra e fece cadere tutti i fumaioli, spezzando i cavi e trascinando giù con sé tutto quello che la nave possedeva al suo interno. E allora, in un batter d'occhio, il Britannic scomparve sotto le acque dell'Atlantico. Ora il Britannic si trova sul fondo dell'Atlantico con la prua spezzata in due e sembra ancora intatto, ma non lo è. Molti si chiederanno com'è accaduta questa storia, ma se guardate il film lo capirete molto bene com'è andata. Il Britannic sprofondò nelle acque facendo uscire tutta l'acqua che aveva al suo interno e bolle d'aria continuavano a salire in superficie come naufraghi.